No, non è che mi immaginavo, però io la seguivo anche in televisione la Serie B, quindi mi aspettavo che era un campionato duro, così. Sappiamo che è una società abbastanza, che ha degli obiettivi abbastanza duri e dobbiamo fare tutto per arrivarci. È una brutta media, abbiamo i punti che abbiamo. Adesso il campionato lo sappiamo tutti, l'abbiamo già detto tutti, è lungo. C'è da lottare, c'è da combattere. Dipende contro chi giochiamo, contro le squadre che giochiamo, che ci sono squadre che giocano a calcio, squadre che lottano e noi cerchiamo sempre di preparare la partita in settimana. È una situazione complicata, fa parte del gioco, lo sappiamo tutti, il calcio non è solo belle cose, fa parte anche del calcio, quindi ci dobbiamo rimediare. E lavorare anche di più. Questa è una cosa che riguarda noi giocatori, mister e staff tecnico e troveremo le soluzioni per rimediare a questo. Certo, da noi giocatori, con lo staff tecnico, dobbiamo avere obiettivi insieme, tutti insieme, entrare in campo per lottare. Io mi trovo molto bene con Vagliani, è un giocatore che lo sanno tutti, c'è esperienza, ha fatto anche belle squadre in Italia, quindi mi trovo molto bene. Poi anche con tutti gli altri abbiamo un ottimo rapporto. Perché magari non lavoriamo abbastanza e che c'è da lavorare più in allenamento per fare gol la domenica. I rischi di questa partita è che noi siamo in casa, siamo il Bari, siamo una squadra come una società come il Bari. Deve far partita e deve sfondarla l'avversario. Ti sei spiegato perché Fedele ha fatto breccia nei cuori dei tifosi? Sei uno forse dei pochi che non viene messo in discussione. No, è perché io do sempre il massimo per questa maglia, se indosso una maglia io ho questo obiettivo di dare il massimo per la squadra. E questo di giocare davanti a tutto questo pubblico è cosa spettacolare, soprattutto come una squadra adesso che siamo in Serie B, è importante avere tifosi che ci seguono così come loro e sono molto importanti. È un ambiente, sono molto tranquillo, poi non è che vado in giro a destra, a sinistra, vado a casa, a campo, mi trovo bene in questa bellissima città, che vengono allo stadio per noi e che noi diamo tutto per loro.